Buongiornissimo e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Gaia e questo è il mio canale YouTube. Lo dico all'inizio così non perdo tempo dopo. Adesso il canale si chiama GaiaX per un semplice fatto che porto video di gaming, mentre all'inizio volevo portare video di altro genere, quindi appunto mi chiamavo GaiaX. E vi volevo anche ringraziare per i 50 iscritti. Niente, ora possiamo cominciare col video. Allora, oggi andremo a vedere le pubblicità più paurose di sempre. Paurose, per modo di dire. Non penso facciano paura, però penso che siano più tanti. E siamo anche in compagnia di Ale. Ciao! Che appunto sarà un fantasma qui da qualche parte, cioè a fianco a me, però non si farà vedere, quindi noi sentiremo la sua presenza tutti insieme. Okay. Sarà con voi, vi perseguiterò per il resto della vostra vita. Per queste pubblicità. E niente, vediamo questo video. Allora... Allora, questa vabbè, dice che all'inizio dice che questa pubblicità avrebbe moltissimi bambini. Beh, facciamo sentire l'audio anche ad Ale. Abbassare è complicato. Penso che se l'avessi visto una bambina me la sarei sentita di notte. Però, ok. Ma... Raga, ma questo è Minecraft, cioè potete entrare la giro da qui. Minecraft che abbiamo scoperto. Ma aspetta. Ok. Cioè, le persone che prima volevano comprare la Nintendo, cioè non la compravano se vedevano questa. Esatto, cioè devo dire che la Nintendo è stata molto furba. Cioè, che pubblicità sono per far comprare la Nintendo? Io non l'avrei comprata se poi mi fosse fatta questa pubblicità, però ok. Andiamo avanti. Questo è proprio della Kinder. Mamma, già con questa faccia siamo bene. Esatto, è un po' molto inquietante. Però se noi accettiamo, cioè. Kinder. Io voglio chi? Dai, ma altro che Annabelle, c'è qui abbiamo questa roba. Cos'è? Groblin! Ok, la macchina è molto incitante per comprare. Però ovviamente, guarda, piccola tutti li compravano. Ovvio. Cioè, ma questo valigiamo è tipo il negozio. Cioè, c'era scritto che la pubblicità di questo vetro era nel 1980. Cioè, poveri tutti quei bambini che adesso sono diventati adulti, che sono ancora rimasti traumatizzati. Cioè, ti rendi conto? Ecco perché molte persone sono... No, ma ecco perché i nostri genitori non vogliono farci comprare la cioccolata. Esatto, ecco, allora, colpa della Kinder. Quindi Kinder, non permetterti mai più a fare una pubblicità così, ok? Allora. Beh, questa penso la conoscete un po' tutti, l'ho già vista, però mi spaventa lo stesso anche se la guardo, però va bene. Come no? No, non l'ho mai vista, che è? Ah, se siete bambini, per favore. Ciao. Passate avanti. Esatto, non fate come la macchina, non andate ma via. Ma che cos'è? Comunque, ecco appunto, mi sono spaventata anche già quando l'ho visto, quindi... Oddio. Ok, lei non l'ha mai vista, sta morendo, voi non capite però. Vabbè, possiamo andare avanti o devi commentare? Vuoi commentare? No, perché le persone vogliono sapere cosa ne pensi. Si è sforzata, non so, è morta, beh. Vai. Vuoi raccontare com'è stato? Fantastico, cioè per comprare le macchine, veramente. No, ah, è veramente è la buccia di una birra. Ah, vabbè, quello. Vabbè, aspetta. Ma tipo, le persone che stavano a tavola mangiavano tutte tranquille e trovavano... No, aspetta, devo raccontare. E vedevano questa pubblicità alla televisione. Mm-hmm. C'è il piatto tutto in faccia. Cioè, che hanno fatto, poveri... Cioè, di maniera tipo, su una famiglia sul divano, sto guardando un programma, la pubblicità esce questa. Poi di notte. Basta. Cioè, andiamo avanti. Fa paura questa? Non lo so, non l'ho visto. Oddio! Umero! Ok. Questa non l'avevo vista, giuro che... Oddio! Basta, non voglio fare più no, video. Basta. No, io non guardo.
Ok, rieccoci. Oddio! Oh, che storia! Ah, ma sono tutte della stessa parte! Beh, ok, vabbè, vabbè, sono tutte così. Ok, vabbè, sono state tutte così. Ah, sono sempre di sta birra. Ok, è cambiata. Che bambola mia. Da piccola avevo paura dei bambolotti. Non hanno evitato di me. Sto sudando. Ok, sì, questa però è abbastanza. Questa non è. Non, questa dovrebbe essere abbastanza recente, della PS3, cioè comunque ho detto il 2000. Dai, ma io non voglio guardare. Mi dai la mano? Vabbè, no, no, figliati, non la vuoi avere. Vabbè, ok, non ci dovrebbero essere più jumpscare perché erano tutti la stessa pubblicità quelli di prima. Ma che è? No, vabbè, dai, pensavo peggio. Ora. Non bere prima della guida. Ok, ad insimilare il fatto di non bere prima di guidare. Lo spot realizzato del mio comprende lo spavento di alcuni clienti, simulando la stessa paura di un incidente. Flash questo. Vabbè, velocizzato. Vabbè, però flash lo stesso. Il risultato non è dei migliori. Fumaroc! Ok, mi sono un attimo spaventata, però sono a posto. Ok, ok, è apparso una testa. Ok, appare a tutti. Hello? Non capisco. Ok, è finito. Oddio. Mi sai di 1960, questo pagliaccio esce fuori dal muro e sono presente dei geriali. Tutto normale sembra, invece no. Tantissimi bambini hanno avuto un grave impatto negativo per la faccia del pagliaccio. It. Però non dovrebbe far paura, dovrebbe semplicemente prendere il pagliaccio. I'm hungry! Vabbè, non mi fanno paura i pagliacci. A me sì. A me no. Raga, vi prego. Se siete dei bambini, per me è troppo tardi, non gioco in 7 minuti, però, ok. Ma chi comprerà mai questi cereali? Non mi fanno paura i pagliacci. Vabbè, per i bambini piccoli. Scusami, che vedono questa pubblicità. Non mi hanno mai fatto paura i pagliacci. Non a te, ad altri bambini. Vabbè, ci sto solo io, ok. Tenete dei geriali. Ecco. Ho sentito Draco. Allora, Draco. Responsabilità dei figli. Il padre è realizzato per sensibilità dei genitori sull'abuso di alcol. Il messaggio è: come ti vedono i tuoi figli mentre bevi? Comunque ci stiamo avvicinando alla top 3. Questo è il 4. Quindi, più andiamo avanti, più ti vorrebbe far paura. Sì, cioè, come la più paura è quella della birra, però... Infatti. Ok, vediamo un po'. Non mi fa paura. Che vedo, una strega questo. Un zombie. Un pagliaccio. Non so cosa sia parte 2. Già vorrei dirlo, ma non posso dirlo. Ok. Ma chi è della sensuola alla cintura? Suoni altamente disturbanti? No, dai, ma io non lo vorrei. No, suoni. Credo sia pubblicità di qualche profumo. Vabbè, niente di che, sono dei suoni colorosi. Ora, mi sposto la cuffia così sento meglio. Pneumatici. Perché l'audio non è nelle cuffie. Le cuffie sono collegate a un altro dispositivo, però, vabbè. Allora. Vedi, io ho problemi... Ciao. Certo. Ciao. Ok, questo in breve dovrebbe tipo far vedere gli pneumatici, ma... fa venire ansia. Non ho capito. C'è una persona. Oddio! Allora, raga, se non vedete più video, sapete il motivo. Questi qui li hanno già avuto.
per questo è una bambola assassina. Ora ti fa un jump scare. Poi comunque ho due schermi, quindi vedo dove... Ok, questo ho già visto. Fa paura? No, è inquietante e basta. Philadelphia, wow! Non farglielo vedere... A chi? A suo fratello. Ok. Della Philadelphia. There's good reason for my glistening skin. Beh, l'avevo già visto su TikTok, quindi... And how I shine. And how my pores are so clean. Clear. Ma senza che gli occhi aperti. Però I eat little babies ice cream. It keeps me young. It keeps me. Cioè, che poi tipo, non so se non si è capito più che era una pubblicità della Philadelphia di un gelato. To activity. I love my job. I love my life. Beh sì, when you ti sembra che faccio di gelato. You wink and nod and hug and high five each other with great enthusiasm. This is a special time. Ah, di gelato. Little baby's ice cream. Beh, però sarebbe bello essere fatti di gelato. Gelato. È una sensazione. Ok. Ma... Ok, ah no, questa è proprio una parte finale. Ho avuto ansia. Dello youtuber ha fatto una parte finale. Finito? Sì, stop. Ok, stop. Allora dico un attimo il nome del canale perché merita di essere visto. Si chiama Oddino. È stata una pubblicità. No, una pubblicità, è stato un video inquietante. Ho perso 15 anni di vita, però è stato un bel video. A me fa un bel effetto. Vabbè, un po' cioè, la mano che sta luccica, però. Suda. Okay, esatto, un po' sudata. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo in un prossimo video e detto ciò, se vi è piaciuto questo video vi sconsiglio di lasciare like, attivare la campanella per non perdervi i prossimi video e niente, noi ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!